ancora pronta, Ellen. Sì. Ma non so se a papà piacerà il mio vestito. Quello che non gli piacerà è che tu lo faccia aspettare. È già lì in salotto. Ho scelto la tonalità di colore che piaceva alla mamma. Me l'ha raccontato lui. L'avevo già notato. Darei qualunque cosa per piacergli anch'io, zia. A proposito, cara, tuo padre vorrebbe tanto che tu fossi disinvolta e carina questa sera e che conversassi senza timidezza con tutti i gentiluomini che ti inviteranno a ballare. Comunque, mi invita soltanto qualche giovanotto educato per compiacere la padrona di casa ed essere gentile con lei. Succede perché sei troppo timida, tesoro. Se riuscissi a essere un po' più disinvolta. Non posso, zia. Pensa che molte volte quando sto per andare a una festa mi annoto in un foglietto gli argomenti di cui vorrei parlare e li imparo a memoria con cura. Ma quando arrivo dimentico tutto ciò che ho scritto. Sì, e rimani appiccicata al braccio di tuo padre ad ascoltare lui e i suoi amici vecchi e noiosi come lui. Ma non puoi andare avanti così tutta la vita. Non saresti contenta di avere un fidanzato, di sposarti e formare una famiglia tua? Sì, ma devo innamorarmi, incontrare qualcuno che... Certamente, ma anche lui deve essere innamorato di te. È lo stesso, almeno credo. No, non sempre è lo stesso, figliola cara. Comunque, piccola, spero tanto che tu trovi il tuo fidanzato mentre io sono ancora qui con voi a New York. Non sai quanto sarei soddisfatta di vederti innamorata e contenta. Devi sforzarti di diventare più socievole, più aperta. E comportati come ti comporti con me. Parliamo di tutto, tu e io. E hai anche molto senso dell'umorismo. Ti voglio vedere così questa sera. Allegra, vivace. Promettimelo, tesoro. Sbrighiamoci. Hai visto quanto è migliorata mia figlia nel ricamo? Sì, dottore. La signorina Ellen ha davvero mani di fata in quel lavoro. Almeno una delle qualità che aveva la mia defunta moglie è passata a lei. Eccoci, siamo pronte. E che cosa pensi del vestito di tua figlia? Ha scelto la tonalità che preferiva Beatrice per le sue serate di gala. Sì, è vero. Solo che a Beatrice donava immensamente questo genere di colore. Faceva risaltare la sua pelle e lo splendore dei suoi capelli. Andiamo. Quest'anno la situazione all'ovest migliorerà. Quelli sono tutte teste calde. Ne siete sicuri? Ma certo. No, io non sono del tutto d'accordo. Fra quei buzzurri si trova spesso gente di ottimo livello sociale. E io stesso ne ho conosciuto. Ma davvero? Lo credo anch'io. Beh, insomma. Questo inverno devo recarmi in Europa per un congresso medico. E non ti sembra noioso stare così lontano per discutere solo di medicina? No, Marianna. Perché la sera posso andare a teatro. Passeggio. Non dimenticare che tuo zio adora Parigi. Ho i miei motivi se mi piace tanto. Sì. Io e mia moglie ci siamo andati in viaggio di nozze. Chi è quella ragazza con il vestito color champagne che sembra un topolino spaventato? È una ricchissima ereditiera. E si dà il caso che sia anche cugina di mia moglie. Ellen Slope. Me ne parlavi ieri, se non erro. Sì. Ha una rendita annuale di 50.000 dollari che le ha lasciato sua madre. E quando anche il vecchio trapasserà, visto che Ellen è la sua unica figlia, a questa rendita si aggiungeranno altri 500.000 bigliettoni. Che te ne pare? 550.000 dollari all'anno. Incredibile. Potevi andare a nozze con questa ricchissima ereditiera, invece di sposare la cugina povera. Tu non puoi capire, ma io mi sono sposato per amore. Mi conosci, sono un eterno romantico, Morris. Comunque, ora te la presento. Vieni. Permettimi di presentarti il mio amico Morris Townsend. Lieta di conoscervi.
Posso avere il privilegio di questo ballo? Molto gentile. È il secondo valzer che balla con quel giovanotto. Sì. Vorrei sapere chi è questo Morris Towson. Ah, ce l'ha detto Arthur quando ce l'ha presentato. È un suo cugino da parte di madre. Un elemento che non rappresenta nessuna garanzia per me. Per sua sfortuna, il marito di mia nipote non è altro che un mediocre impiegato di banca. No, Agustin. Giudicherai sempre tutti in base ai soldi che possiedono. No, ma se non ne hanno dei loro, aumentano le possibilità che ci avvicinano per i nostri. Tranquillizzati, caro. Lascia che Ellen si goda la giovinezza. Oltre alle opere di carità e al suo ricamo, non ha distrazioni, non vede nessuno, non esce mai. Non è colpa mia se quella ragazza ha un carattere introverso e timido. Proprio no. È stata educata nei migliori collegi. Ha preso lezioni di piano, di ballo e di pittura ornamentale. Ha viaggiato con me in ogni parte di questa terra. E guarda che razza di risultati. Forse ti aspettavi troppo da quella povera figliola. Mi aspettavo il giusto. Ricordati di sua madre. Che superba bellezza. Che fascino inquietante e misterioso. Avevo tutto il diritto di sperare che Ellen compensasse ciò che aveva distrutto. Compensasse ciò che aveva distrutto? Non capisco. Avrebbe dovuto compensare che cosa? La morte della mia Beatrice. Ha ammazzato sua madre nascendo. No, per favore. No, per favore, non devi dire una cosa del genere. Non la devi mai dire. È la pura verità. Sono vissuto tutti questi anni in una solitudine completa, aspettando che Ellen diventasse meravigliosa come era stata sua madre. Non mi sono sposato. Non ho fatto niente che potesse turbare il suo processo di crescita. Ma non regge il confronto lo stesso. Sì, perché ha idealizzato oltre misura Beatrice. Taci, Lavinia. Solo io posso sapere che cosa ho perduto quando lei è morta. Dove sarà finita Ellen? Per favore, signor Towson, lasciatemi riposare un po'. È che non ballo quasi mai. Eppure ballate meravigliosamente, signorina. Vi sembra davvero? Sì. Il vostro senso del ritmo è notevole. Mi piace la musica, l'adoro. Mio padre dice che non ho orecchio, almeno non come l'aveva la mamma. L'aveva, avete detto? Sì. È morta. Mi dispiace, credetemi. Deve essere stata una cosa terribile per voi. È morta nel darmi alla luce. Io in realtà non l'ho mai conosciuta. Beh, non è del tutto la verità, perché mio padre parla di lei continuamente. E ho saputo così quali erano i suoi gusti, le sue qualità e... Scusatemi. Sto parlando più del necessario, lo so. Non è vero. Mi interessa molto quello che dite. Io non sono abituata a parlare. Non mi ero mai dilungata tanto con nessuno prima d'ora. Posso avere la gioia di pensare di avervi ispirato un po' di fiducia? Può darsi. Ma davvero non capisco come sia successo. Voi siete per me un perfetto sconosciuto. Le persone a volte sono isole che non si toccano. O navi che si incrociano senza vedersi finché il destino o la provvidenza, o come altro volete chiamarla, fa in modo che uno sguardo o lo sfiorare di una mano rompano questa barriera e attraversino l'abisso fittizio dell'estraneità. Come parlate bene, signor Towson? Perché parlo con il cuore. E voglio sperare che le mie parole giungano fino al vostro. Ellen? Andiamo. Sì, papà. Comincia a essere freddo. Permettete? Ah, certo.
Grazie, signor Townsend. Mi ha detto Arthur che siete appena tornato da Parigi, è vero? Sì, sì, è vero. Ah. E siete stato solamente in Francia, signore? Anche in Italia. Anche in Italia? Oh, che paese straordinario! Voi lo conoscete bene, signore? Ah, no. No, ma sono certa che è il più romantico del mondo. Ah, con gli uomini così focosi e quelle donne così scatenate. E ditemi, le nostre donne sono molto diverse da quelle esuberanti mediterranee? Sì, molto diverse, certo. Deliziosamente diverse, direi. È ora di ritornare a casa. Buonanotte, signor Townsend. Buonanotte, dottor Sloper. È stato un piacere conoscere voi, la signora e la vostra affascinante figliola. Grazie per la parte che mi riguarda. Andiamo? Buonanotte. E dia al pescivendolo che tagli le teste dei pesci e li pulisca prima di portarceli. Sì, signora Pennyman. Vado a visitare un paziente, ma tornerò presto a casa. Quindi non vai in clinica oggi? No, oggi no. Chi ti ha detto, Elisa, del signor Morris Townsend? Come ti avevo già riferito, è un lontano cugino di Arthur. Elisa dice che la madre di Arthur parla in modo ossessivo della genealogia della famiglia. Il ramo diretto, il ramo indiretto. Oh, Dio mio! Come se si trattasse della famiglia reale. Sicuramente di reale alla disinvoltura, visto che è venuto 3 volte in casa nostra senza essere invitato. È il genere di simpatica canaglia che piace alle donne, non credi? Eh sì, certo. E a parte i grandi viaggi, che cos'altro fa? Veramente non lo so, Agustin. So solo che disponeva di una piccola somma che aveva ereditato, ma che ha già speso, e che abita con sua sorella in Second Avenue, nient'altro. E chi è sua sorella? La conosci? No, no. Ma Elisa mi ha detto che è una sua cara amica e che è vedova. Io l'ho vista solamente una volta a una lotteria di beneficenza per bambini poveri. Lei ha 5 figli. Vedova e con 5 figli a carico. E Morris vive alle sue spalle. No, 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 io non ho detto questo. Per favore, non mettermi in bocca parole che non ho mai pronunciato. Agustin, ti voglio chiedere un piacere. Quando incontrerai Morris Townsend, non trattarlo con la tua solita freddezza, perché credo che Ellen sia interessata a lui. Ellen non è in grado di decidere quello che le interessa. Ma perché hai sempre così poca fiducia in quella ragazza? Perché sei sempre così freddo con lei? Freddo? Ma cosa dici? Non è affatto così. A me interessa profondamente perfino il minimo dettaglio della sua vita. Non vado avanti. Magari potessi essere freddo. Magari? E perché? Perché così non sarei tanto preoccupato, dal momento che non ho fiducia nelle sue possibilità di cavarsela da sola nella vita, di organizzare il suo futuro con saggezza, o almeno con un po' di intelligenza. È il tuo disprezzo il suo guaio, Agustin. Tu credi che Ellen non si renda conto di questo? È da lì che viene la sua timidezza e la sua insicurezza. Non hai alcun diritto di rimproverarmi niente, Lavinia. Che dovrei fare per lei che non abbia già fatto? Le ho dato tutto quello che poteva desiderare. Non le è mancato di sicuro il denaro. Le ho dato completa libertà su tutto. E il risultato lo vedi? Una creatura spaventata, priva di carattere. Dove ho sbagliato? Dimmelo tu. Non metto in dubbio che tu abbia adempiuto ai tuoi doveri di padre, ma a volte una ragazza ha bisogno anche di sentire. Non c'era altro che potessi fare per lei. È meglio che concludiamo questo discorso. Peter Falk, vincitore del premio. Dovete prendere in giro vostro cugino Arthur? Non siete della stessa famiglia, signor Townsend? E con questo? Ho un'unica gratitudine nei suoi confronti. Mi ha presentato a voi tutti. In voi, signora Pennyman, ho trovato una vera e preziosa amica. E in Ellen? Cosa avete trovato? Le avete detto che sarei venuto qui anche oggi? Me ne sono ben guardata. È così timida che sicuramente gli avrebbe sfuggito. Dopotutto è la vostra terza visita in questa settimana, signor Townsend. Credete che tornerà molto tardi la signorina? Non credo. Parlatemi un po' di vostro fratello, il dottore. Che cosa gli interessa? Gli piace forse la pittura, l'arte? Come si diverte? No, l'unica cosa che interessa a mio fratello è il suo lavoro. Ellen, sei tu? Buonasera. Adesso per me è diventata meravigliosa questa sera.
Temevo che non sareste tornata. Il signor Tausend voleva sapere se ti sono piaciuti i fiori che ti ha mandato. Sì, sì, molte grazie, sono bellissimi. Vi ha mandato un biglietto di ringraziamento. L'ho ricevuto, ve ne sono grato. È un cartoncino che conserverò come un tesoro. Ah, ho trovato la poesia di cui vi ho parlato nella mia ultima visita. Sì. Sì. E ieri l'ho copiata per voi. Mi dovete scusare, ma ho moltissime faccende da sbrigare in casa. Spero di vedervi presto, signor Tausend. Arrivederci. Lo spero anch'io, signora. Eravate uscita per non incontrare me? Sì. Non vi piaccio? No, no, non è questo. Solo che voi siete venuto tante volte questa settimana. Vi sono venuto a noia, forse? No, neanche per scherzo, non è questo. È che non so cosa pensare. È magnifico. Se non sapete cosa pensare, vuol dire che avete pensato a me. E questo mi rende immensamente felice. Voi siete molto impetuoso. E lo sarò di più. Perché vi voglio chiedere se poco fa, mentre tornavate a casa, desideravate o non desideravate che fossi qui ad aspettarvi. È quella la poesia? Sì. Sì, me ne ero dimenticato. È che quando sono accanto a voi dimentico tutto quanto. La posso leggere? Adesso no. Quando sarete sola in camera vostra. Perché in quei versi vi dico tutto quello che non ho avuto il coraggio di dirvi l'ultima volta che ci siamo visti. Hai visita, Ellen? Sì, papà. Buonasera, signor Tausend. Buonasera, dottore. E il vostro cugino? Mi sono permesso di venire a trovarvi da solo perché volevo ringraziare voi e vostra figlia per la vostra amabile accoglienza dell'altra sera. Avete un garbo e una tale simpatia che conquisterebbero chiunque. Hai sentito, Ellen? A quanto pare siamo tremendamente simpatici tutti e due. A quest'ora io bevo un bicchiere di sherry con dei pasticcini. Ne gradireste un poco anche voi? Volentieri. Un altro bicchiere, Mary. Grazie. Di alla cuoca che le darò istruzioni fra qualche minuto. Come va oggi il tuo ginocchio? Un po' meglio, signore. Comunque gli darò un'occhiata dopo cena. Accomodatevi pure, signor Tausend. Grazie. È evidente che siete molto generoso. I medici famosi come voi di solito sono sempre troppo indaffarati per occuparsi anche dei disturbi dei loro sottoposti. Siete sempre molto prodigo di grandi complimenti per Ellen e anche per me. Vorrei saperne la ragione. Nessuna in particolare. È quello che penso di voi due, sono semplicemente sincero. E a parte il vostro essere sincero, che altro avete fatto da quando siete a New York? Vi siete sistemato? È quello che avrei voluto, ma non è così. Sto ancora cercando lavoro. Devo guadagnare, capite? Ah, certo, certo. E che genere di lavoro preferireste voi? La verità è che non ho alcuna competenza specifica e non credo di poter pretendere più di tanto. Non dispongo di altro che di due buone braccia. Anche se sembra una frase da commediola da quattro soldi. Voi siete troppo modesto. Avete buone braccia, ma anche una buona intelligenza. Perché vedo che siete estremamente intelligente. Siete troppo gentile. Credete dunque che non debba disperare? Un uomo giovane e forte come voi non dovrebbe mai disperare. Se non avrà successo in un'iniziativa, potrà averlo in un'altra. Ho sentito dire che ci sono diverse buone occasioni laggiù nell'Ovest. Sì, ma non penso che sia quello il mio avvenire. Devo assolutamente fare fortuna qui, in questa città. Troppe cose mi legano a New York. Vostra sorella, è vero? Mi pare di aver sentito dire che è vedova, che ha 5 figli piccoli e che vivete con lei. Esatto. Sono una specie di padre putativo dei miei nipoti. Non mi sembra una professione questa. È ovvio. Non è certo così che farò fortuna. Mi sembrate un po' troppo ansioso di fare fortuna. Se saprò di qualche opportunità di normale e onesto lavoro, vi informerò subito. Vado di sopra, Ellen. Buonasera. Buonasera, dottore. Vi sono molto grato della vostra gentilezza. Non c'è di che.
piaccio neanche un po'. Perché dite così? Lo sento. Certe cose si intuiscono. No. Vi state sbagliando, ne sono certa. Ellen, è troppo chiedervi che, se fosse necessario, vi difendiate con lui. Non credo di capire cosa intendete. E non capisco perché io vi dovrei difendere. Perché quando si ama una persona si è disposti a tutto per lei. Io vi amo tanto. E voglio credere di essere corrisposto, Ellen. Perché in queste due settimane non ho pensato ad altro che a voi. Veramente? Sì. Sì, in voi ho trovato tutto quello che ho sempre desiderato trovare in una donna. Io... Mi ami, Ellen? Sei innamorata quanto lo sono io? Sì, Morris. Sono così felice accanto a te. Desideri essere mia moglie? Essere tua moglie. Ti adoro. Ti adoro con tutta l'anima mia. E io adoro te. Ti amerò tutta la vita, tesoro. Ma... dovremmo parlarne con mio padre. Quando? Io gliene parlerò questa sera. E domani toccherà a te. E va bene. Come desideri. Ti sembra il momento adatto domani alle 11? Sì. Sì. Ma devi promettermi di essere molto rispettoso con lui. Te lo prometto. Ma se dovrò lottare per averti, ti giuro che lotterò. Non sarà necessario. Dobbiamo essere pronti ad affrontare tutto. È naturale che tuo padre voglia per te un matrimonio brillante. Hai una posizione sociale, un patrimonio, oltre alla bellezza e al tuo fascino. Mentre io sono povero, non ho niente di niente. A mio padre questo non importerà. Non so, potrebbe credere che ti voglio per il tuo denaro. No. Potrebbe darsi. E io gli dirò che si sta sbagliando. Morris. Sì. Sei sicuro di essere innamorato di me? Puoi dubitarne ancora? No. Sono trascorsi solo alcuni momenti. E già non riesco a vivere senza di te. E allora vivremo insieme. Vivremo felici e sereni fino a che la morte non ci separerà. Ma se lo vuoi, mi devi promettere una cosa. Se tuo padre si metterà contro la nostra felicità e contro il nostro amore, tu fuggirai via con me qualunque cosa accada. Sì. Ti seguirò ovunque. Ora vado. Tornerò domani alle 11 per parlargli. Per favore, sii puntuale. Lo sarò. Lo sarò, amore mio. E tu cerca di essere affettuosa e convincente con lui. Perché Ellen non mi ha parlato di queste visite? Oh, come perché? Poverina, era sicura che non avessero seguito. È così poco abituata ad avere qualcuno che la corteggi. Ma io ho parlato a lungo con il signor Towson e non c'è alcun dubbio. È interessato profondamente a tua figlia. E tu sai che tipo di persona è? Sì, a me sembra un ragazzo molto sensibile e molto ben educato. E sono sicura che verrà a parlare con te molto presto. Per favore, ascoltalo come merita, Agustin. E gli dirò come merita che lasci in pace mia figlia. Perché? Perché, sentiamo, se le sue intenzioni sono oneste? È un pezzente, non ha un lavoro e non ha denaro. Ma sta ancora cercando una sistemazione e spera di trovarla molto presto. Sì, in questa casa. Oh, mio Dio, come puoi sospettare? Non è un sospetto, è una diagnosi. Scusami, zia Lavinia. Vorrei parlare con papà da sola, ti dispiace? No, certo, figurati. Allora, che c'è? Ma
Morris mi ha domandato di diventare sua moglie. E io gli ho detto di sì. E quando avete preso la decisione? Qualche minuto fa. Quindi Morris ha bruciato i tempi. Ma non ti sembra che avrebbe dovuto aspettare e parlare con me prima che con te? Verrà domattina alle 11. Sarà troppo tardi. Ha timore di te, papà. È convinto di non esserti simpatico. E poi il fatto di non essere ricco lo rende ancora più sensibile. Teme che tu possa pensare... Lo capisco. Ma molti uomini sono senza soldi, sono poveri. Eppure non temono di essere accusati di essere dei profittatori. Ti chiedo soltanto una cosa, papà. Pensa che lui mi ama tanto. E lo amo anch'io. Quell'uomo è tutto per me. È la mia felicità. Va bene. Lo vedrò domani. Come sei buono. Sii affettuoso con lui. Trattalo con la stessa amabilità con cui lui tratta me. Sta tranquilla. Lo tratterò con la stessa amabilità con la quale lui tratta te. Ti ringrazio, papà. Accomodatevi pure. Siete la benvenuta in questa casa. Grazie, dottore. Prego. Vi domanderete perché vi ho chiesto di venire qui con tanta urgenza. Suppongo che si tratti di Morris. Mi ha detto che intende sposare vostra figlia e che lei è d'accordo. Diciamo che è così. E siccome l'avvenire di Ellen dipende da vostro fratello, dal fatto che sia o no una persona per bene, vi prego di dirmi tutto quanto sapete sul suo conto. Che cosa vuole che le dica? È un ragazzo intelligente, è gradevole, è simpatico. Quello che io voglio sapere è se lui è degno di fiducia da parte nostra, se è un uomo solido. Dal punto di vista della sua situazione economica, non lo è di sicuro. Questo lo so. Me l'ha detto lui stesso. Ecco un altro punto a suo favore, la sua sincerità. E saranno sinceri anche i suoi sentimenti verso mia figlia? Questo io non lo so. Perché è impossibile scoprire quello che accade veramente nel cuore delle persone. Ma mio fratello è buono. E se ho accettato il vostro invito qui, è perché desidero che il suo matrimonio sia felice. Ha ricevuto un'eredità. Secondo voi ha fatto buon uso di quel denaro? Può darsi che a voi sembri sbagliato, ma... Però dal punto di vista di Morris, il modo... migliore di impiegare quel denaro è stato un viaggio in Europa. Ha conosciuto molta gente laggiù. Ha conosciuto delle persone importanti anche. E non ha mai aiutato un po' anche voi? No. Ho saputo che siete vedove con 5 figli. So quello che volete, dottore. Che io parli male di mio fratello. Ma non potrà mai succedere. L'ho veduto crescere e lo amo come uno dei miei figli. Ho accettato quindi sia il bene che il male che c'è in lui, come nostro dovere verso le persone che amiamo. Scusatemi se vi ho disturbato. Ellen, vieni qui un momento, per favore. Sono lieto di presentarti la signora Montgomery. La sorella del signor Townsend. Molto piacere. Morris non è venuto. Ma non sono ancora le 11, cara. Su, sedetevi. Prego. E i vostri bambini come stanno? Bene, grazie.
Spero che presto verrete da noi per conoscerli di persona. Sì. Mio fratello mi ha detto che siete un'assistente volontaria nella clinica di vostro padre. Sì. Mi ha anche detto che una vostra zia sta trascorrendo qui un periodo di vacanza. Sì, mia zia Lavinia, sì. E le piace stare a New York? Sì. Ellen, perché non ci porti un bicchierino di sherry? Sì, papà, torno subito. È molto timida, non vi pare? È vero, è molto timida. Signora Montgomery, adesso che avete visto mia figlia, la credete capace di suscitare l'amore di un uomo di mondo come vostro fratello? Io... non lo so. Però saprete che è una ricca ereditiera. Il lascito di sua madre attualmente ammonta a $50,000 l'anno circa. E quando morirò io, la sua rendita raggiungerà i $550,000. Sarà immensamente ricca allora. Sì, tuttavia, se sposerò un uomo che non gradisco, lascerò tutto il mio patrimonio all'ospedale. Sì, ma $50,000 sono comunque un bel mucchio di soldi. Non secondo le aspettative del vostro caro fratello. Guardate, ieri ha dimenticato qui i suoi guanti. Osservateli bene. Sono del miglior Capretto. Un vero capo di lusso. Al contrario dei vostri, signora. A chi credete che penserà se sposerà Ellen? Oltre a se stesso, intendo. Non gli ho mai chiesto niente. Dottore, credo che questa conversazione sia durata anche troppo. Sono molto addolorato per mia figlia, ma è più che evidente che Morris Towson non si è innamorato di nient'altro che del suo denaro. E credo sia mio dovere avvertire mia figlia. Avete deciso di dirle questo? Siete un uomo crudele. Purtroppo saprete bene come mandare a monte questo matrimonio senza il mio aiuto, certo. Io non mi metterò mai contro mio fratello, a cui voglio tanto bene. I miei rispetti, dottor Sloper. Buona giornata, signora Montgomery. La signora Montgomery. Il nostro colloquio ormai era finito. Ci ho messo troppo, è vero. Vedi, è che ho lucidato con cura i bicchieri. Ma perché è andata via così presto? Non le sono stata simpatica. Per favore, Ellen, smettila di svalutarti in questo modo. È puntuale il tuo innamorato. Papà. Caro papà, quando parlerai con Morris, ricordagli almeno qualcuna delle mie scarse qualità. Non c'è nulla di sconveniente se un padre parla bene di sua figlia. No. E adesso vai in camera tua. Manderò qualcuno a chiamarti quando avrò finito di parlare con lui. Grazie, papà. Sono così felice. Così immensamente felice. Che splendide porcellane. Sì, sono molto antiche. Ammiro la vostra puntualità, signor Townsend.
Non si può arrivare tardi a un appuntamento così importante. Certo. Ellen mi ha parlato della vostra conversazione. Avreste dovuto rivolgere prima a me la vostra domanda di matrimonio. Lo so. Ma ha insistito per essere lei a dirvelo. Credete che acconsentirò a questo matrimonio? No, dottore. Immagino che voi desideriate per vostra figlia un uomo ricco. E io sono senza soldi. Niente soldi e niente posizione. Niente lavoro e nessuna speranza di trovarne uno. E mia figlia è una ragazza debole, timida. Ma con una grossa eredità che non dovrà attendere molto. E voi supponete che io voglia questa grossa eredità per dilapidarla? Sì. Perché ho buttato via la mia. L'ho sprecata appunto perché era mia. Non ha importanza. Non acconsentirò al matrimonio perché so che voi non siete altro che un irresponsabile. Le procurerete una forte sofferenza, dottore. Lo so, ma passerà. Vi odierà per averci separati. Basta. Non avete alcuna possibilità di vincere, rassegnatevi. Non è ancora detto, dottore. Se glielo domanderò, vostra figlia mi seguirà. Mi seguirà in capo al mondo, basta un mio gesto. Uscite di qui immediatamente. Morris, aspetta, non andare. Che succede, papà? Ti avevo detto di aspettare in camera tua. Mi avevi promesso che gli avresti parlato con il massimo rispetto. Ma non hai un minimo di dignità. Non mi importa niente. Perché stavate litigando? Che cosa ti ha detto sua sorella di lui? Mia sorella è stata qui. Sì, l'ho invitata io. E dopo aver parlato con lei, ho raggiunto la certezza che siete un vagabondo, un avventuriero senza arte né parte. Mia sorella non può avervelo detto. Ma non ha potuto negarlo. Mio Dio, perché? Perché ti sei formato un'opinione così negativa di lui? Ho i miei buoni motivi, però non ne voglio parlare adesso. Tu in ogni caso devi obbedire. Non posso. Non posso, sono innamorata con tutta l'anima. E ho giurato di sposarlo qualunque cosa possa accadere. Siete un individuo spregevole e vile. Non lo insultare. Perché sarà mio marito, che ti piaccia o no. Sei libera di scegliere. Ma per quanto mi riguarderà, non sarà accaduto assolutamente niente di nuovo. Sarai morta per me. Aspettate, ve ne prego. Dottore, amo vostra figlia sopra ogni cosa al mondo. Ma non ci potremo sposare senza la vostra benedizione. Saremmo tutti molto infelici e tristi. Voglio mettervi alla prova. Rimandiamo questo matrimonio di 6 mesi. In tale periodo Ellen starà con me in Europa. No. No, papà, non voglio lasciare Morris. Tuo padre crede che durante questa separazione mi dimenticherai. No, non potrò mai dimenticarlo. Nulla mi distoglierà da questo amore. Sei molto sicura dei tuoi sentimenti. Ma avrai il coraggio di mettere alla prova quello che sente Morris? Ellen, va pure in Europa tranquilla. Io ti aspetterò. Ti aspetterò per tutta la vita. Josephine, andate ad accendere il fiamminetto nella stanza del dottore e in quella della signorina. E tu, Mary, metti gli scaldini nei letti. Sì, signora. Ah, ah, che tempo da lupi questa sera. Avevo paura che non aveste ricevuto il mio messaggio in tempo, signor Townsend. Per fortuna oggi avevo deciso di rimanere in casa. Ma ditemi una cosa. A che ora è arrivato il telegramma del dottore? Qualche minuto prima che voi riceveste il mio messaggio. E diceva perché hanno deciso di tornare prima che scadessero i 6 mesi durante i quali il dottore sperava che Ellen mi dimenticasse? No, no, però. Suppongo che Agustin si sia dato per vinto alla fine. Vi voglio leggere qualche frase dell'ultima lettera che vi ha mandato Ellen. Ascoltate quello che dice di voi. Penso al mio adorato Morris giorno e notte. Però non oso pronunciare il suo nome davanti a papà perché da qualche tempo non si sente bene e ho paura di dispiacergli. Quando l'ho lasciata andar via pensavo che in tutti questi mesi avrebbe ottenuto il consenso di suo padre. Ah, no. Mio fratello è molto testardo, signor Townsend. Ma voi potete assicurarmi che se Ellen e io scappiamo insieme per sposarci, quando la cosa non si potrà più rimediare,
Il dottore si riconcilierà con noi? Ma naturalmente, naturalmente, sì. Per qualche settimana, per qualche mese, nel peggiore dei casi, sarà fuori di sé. Un sigaro? Ma alla lunga finirà per adattarsi all'inevitabile, vedrete. A Ellen ha detto che se ci sposiamo la diserederà. Oh, lasciate stare, non pensateci. Non prendetelo alla lettera, era uno sfogo e basta, una minaccia che non realizzerà mai. E poi non le toglierà di sicuro la rendita di $50,000 che è già sua, non vi pare? È mediocre come rendita. Serve solamente a vivere bene. Ma $500,000 invece sono un'altra cosa. Con quelli sì che si vive alla grande, come in questa casa. In che momento le parlerete dei miei progetti? Voglio dire, dei nostri progetti. Non appena rimarrò sola con lei. Ah, che cosa emozionante. Un matrimonio segreto, un rapimento nel silenzio complice della notte. Ah, che fortuna ha avuto mia nipote. Ah, non avete sentito? Una vettura si è fermata davanti alla casa. Ah, saranno loro. Sì, 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 santo cielo, sono già qui. Andate via, signor Towson. E aspettatemi nella veranda coperta che dà sul giardino. Un momento, signor Towson. Il vostro cappello. Oh, meno male. Parlerete con Ellen al più presto. Sì, 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 appena potrò, sì. Ditele che l'amo anche più di prima. Sì, sì, ma andate via, glielo dirò senz'altro. E state attento che non vi veda Augustine. Peter, Josephine, andate ad aiutare il dottore. Mary. Mia cara, che gioia rivederti a casa. Come sta tuo padre? Come si sente? Non molto bene. E Morris, come sta? Perfettamente. Quando ti racconterò i progetti che ha, sai che vorrebbe... I bauli possono rimanere vicino all'ingresso di servizio questa notte. I bagagli leggeri devono essere portati nelle case. Sì, dottore. Sono contenta che siate tornato. Grazie. Non vi sentite bene, dottore? No, no, grazie. Sto bene. Non appena le camere e i letti saranno riscaldati, vi avvertirò. Bene, grazie, Mary. Dimmi, Lavinia, quali sigari ti piacciono di più? Gli Havana o quelli di Sumatra? Capisco di cosa parli. Ma io sì. Nel percepire qui il delizioso aroma del mio liquore preferito, vedendo un sigaro nel portacenere e la mia bottiglia di cognac quasi scolata, c'è solo una persona che mi viene in mente. Dove è andato il signor Townsend? È forse saltato dalla finestra oppure ormai dorme anche nel mio letto? È passato soltanto un momento per chiedere di voi due. Questa sera, no? Sì, sì, passava per caso qui davanti ed è entrato un istante. Non si è quasi mai fatto vedere da quando siete partiti per l'Europa. E così ha pensato che... Non continuare a mentire. È chiaro che quell'individuo ha preso possesso della mia casa non appena ce ne siamo andati. È un posto comodo e accogliente in cui godersela mentre gli altri lavorano. Ah, Ellen, hai trovato a Londra quello scialle di seta che ti ho chiesto di comprarmi? Sì, zia, è nel mio necessario. Andiamo in camera tua, vorrei che... Mary ha le chiavi di tutte le valigie. Puoi prenderle. Ma verrai al più presto? Sì, certo. Ti aspetto in camera. Papà, ho fatto tutto quello che mi hai ordinato. Perché ora parli così di Morris? Perché la situazione mi sembra assolutamente ridicola. Comunque è una degna conclusione per i mesi più inutili di tutta la mia vita. Per me non lo sono stati. Ma non hai apprezzato niente. Che ha significato Roma per te con tutto il suo splendore? Un posto dove potevi ricevere le lettere di quel vagabondo? Papà, per favore. No, un accidente. Ti sei portato dietro dappertutto l'immagine di quel damerino inutile e ambizioso. Io speravo che la civiltà europea ti aprisse gli occhi. Ma evidentemente ci sono delle cose che non si acquisiscono, devono essere innate. Non si può dare la vista né l'intelligenza a chi non le possiede già. Io le ho entrambe, papà. Ma tu non vuoi crederci. Mi umili con tanta crudeltà perché ti ho detto che continuo ad amare Morris. Sì. E un viaggio nelle capitali più importanti del mondo non è servito. Che intenzioni hai? Andrai via con lui? Se mi vuole portar via, sì.
Sicuro che lo vorrà, perché no? Quando noi siamo partiti, tu eri ancora un pochino timida, ruvida, impacciata. Invece adesso hai tutto. Hai visto tutto e hai potuto apprezzare tutto. E hai comprato dei vestiti meravigliosi nei negozi di Parigi. Sicuramente sarai una compagna estremamente interessante per lui. Mi sforzerò di esserlo. Ti auguro buona fortuna. Perché dovrai essere ingegnosa e molto abile per riempire con la tua allegria e col tuo fascino la differenza che passa fra i 50.000 dollari che avrai all'anno e i 550.000 che lui spera di arraffare. Morris non mi ama per i miei soldi. Ma no? E perché allora? Per la tua bellezza, forse? O per la tua grazia? Lui mi ha giurato che mi ama. E noi ci comprendiamo. Quante ragazze migliori di te avrà potuto conoscere in questa città così grande? Un centinaio più belle e affascinanti? Un migliaio più intelligenti e disinvolte? Però certo, tu hai una virtù che elimina di colpo tutte le altre, i miei soldi. Quante cose tanto orribili e tanto crudeli mi hai detto. Se almeno fossero utili. Ma tu non hai mai accettato i tuoi limiti. Quel verme ne ha approfittato. E tu sei stata del tutto consenziente. La vittima predestinata al sacrificio. Peter Falk, vincitore del premio speciale delegato Cal TV. Ellen, tuo padre è già andato a letto. Il signor Townsend ti aspetta nello studio. Vieni in camera mia quando se ne sarà andato. Ti aspetto là. Questi istanti. Anch'io, cara. Mi sei stata fedele. Ah, Morris. Che ne pensi dei miei progetti? Che progetti? Non hai parlato con tua zia Lavinia? No, che progetti? Verrò a prenderti domani a mezzanotte e fuggiremo insieme. Il reverendo Dubois ci unirà e... Mi stai ascoltando? Ti amo tanto. Ti adoro. Verrò con una carrozza chiusa e ce ne andremo. Passeremo la notte in un alberghetto fuori città. E il mattino seguente andremo ad Albany, in luna di miele. Sei d'accordo? E hai bisogno di chiedermelo, amore. Morris, a Parigi ti ho comprato un regalo di nozze. Una bottoniera d'oro coperta di rubini e brillanti. Rubini e brillanti? Oh, quanto ti amo. Mia adorata. Saremo tanto, tanto felici. Sì, ma portami via con te oggi stesso, questa notte. Ma veramente? Te ne prego. Non voglio rimanere in questa casa un solo giorno di più. Va bene. Andrò a cercare una vettura e tornerò a prenderti a mezzanotte. Aspettami all'ingresso principale. Ti sarà possibile. Non c'è niente al mondo che io non potrei fare per te, per il nostro amore. Devi lasciare a tuo padre una lettera carina e affettuosa, in cui gli dici che lo adori e che domandi il suo perdono. Se vuoi, ti aiuto io a scriverla. Almeno così scioglierà il suo cuore e ci accetterà quando ritorneremo a New York. Non lo farà. Non ci accetterà mai. E so bene perché te lo dico. Ellen... Ma perché non ti dovrebbe perdonare? Non sei la sua unica figlia. Non mi vuol bene lo stesso. Non mi ha mai voluto bene. E mi disprezza profondamente. L'ho scoperto soltanto questa sera. Se tu avessi ascoltato le cose orribili che mi ha detto solamente perché ti amo. Va bene, ma quando saremo sposati si rassegnerà? Non si rassegnerà mai. E noi non gli chiederemo mai niente in vita nostra. Non dipenderemo mai da lui.
e non dovremmo mai aspettarci niente. Perché mi odia. No, non può essere. Eppure è così. Ma non me ne importa niente. Avrò te. Staremo insieme, cercherò di essere per te la migliore moglie possibile. Saremo molto felici. Ti aspetto a mezzanotte in punto. Ascolta, tesoro, tuo padre non ti può odiare. Cederà. Anche se succedesse, sono io che non cederei. Non voglio più vederlo finché avrà vita. Questa sera è morto per me. Perché nessuno mi può offendere e ferire come ha fatto lui poco fa. Impunemente. Fuggire con Morris questa notte. Questa notte? Ma se l'aveva progettato per domani. Abbiamo cambiato idea. Ah sì, che cosa romantica. Deve essere lui. Oh, è stato il vento. E pensare che non varcherò mai più questa porta in tutta la mia vita. No, non dire così. Al massimo entro 6 mesi ti sarai riconciliata con tuo padre, vedrai. Non lo voglio vedere mai più finché vivrà. Se continui con questo atteggiamento, ti diserederà. Sì, lo so. Ma non mi importa niente del suo stramaledetto denaro. Ah, e hai esposto queste idee anche al signor Towson? Ma naturalmente. Non ho alcun segreto per lui. Sì, va benissimo, però... Ellen, Dio mio, perché hai dovuto dirglielo proprio in questo momento? Perché sta per diventare mio marito. Perché non avrei dovuto dirglielo, secondo te? Perché non credo che gli piaccia che tu sia povera. Povera io? Ho una rendita di $50,000 all'anno. Sono molti soldi per chiunque. Sì, ma non per chi se ne aspetta 550,000. Lui non si aspetta niente. Non mi ama per i miei soldi. Vuole solo che diventi sua moglie. Sì, perdonami. Quello che ho detto era una sciocchezza. E poi è in ritardo soltanto di pochi minuti. Lui mi ama. Sì. Ha bisogno di me. Non ha voluto aspettare fino a domani per fuggire insieme. No, questo l'ho proposto io. Però Morris era d'accordo e ha provato l'idea. Bene, allora... Allora forse verrà. Che significa? Che vuol dire forse? Deve venire, deve amarmi, mi ama. Sì, certo. Deve amarmi. Zitta, non gridare. Deve amarmi per tutti quelli che non mi hanno mai amato. Qualcuno doveva dirmi che ha bisogno di me un giorno o l'altro. Non me l'aveva mai detto nessuno. Nessuno mi ha mai detto che mi ama. Solo Morris. Non conosco altra tenerezza che quella della sua voce.
Grazie. Ellen, non ti avevo più vista dal nostro ritorno. Mary, Peter, avvicinatevi. Devo dirvi che sono seriamente ammalato e che non si tratta di una cosa di poco conto. È una malattia molto grave e non esiste cura. Comunque ho deciso di lottare contro la malattia come se fosse possibile guarire. Guarirete, dottore. Voi siete un uomo molto forte. Qui c'è una lista delle cose che voglio avere in camera. Esegui subito. E quando tutto sarà pronto, avvisami. Perché questa è stata l'ultima volta che sono sceso da quella scala. Sì, dottore. Ellen, dove stai andando? Ad aiutarla. Per favore, rimani qui con me un momento. Hai appreso questa notizia con una grande dignità che ammiro. Mary si è messa a piangere. Sì. Si è impressionata molto, poverina. Suppongo che la mia malattia non modificherà i progetti di matrimonio che avevi con Morris Townsend, vero? Mi ha abbandonata, papà. Ha chiesto dei soldi in prestito a suo cugino Arthur ed è andato in California a cercare l'oro. Te l'ha detto lui stesso? No. Avevamo in progetto di fuggire e l'ho aspettato tutta la notte. Ma lui non si è fatto vedere. E allora io, il giorno seguente, sono andata a cercarlo a casa di sua sorella. Ho saputo da lei ogni cosa. Solo per questo non ho strisciato in ginocchio davanti a lui, perché mantenesse la sua parola. E adesso dimmi, continui ancora ad ammirarmi, papà? Povera figliola. Non fare il padre tenero. Non è nel tuo stile. Non mi parlare così. Sto per morire, non ha senso. Io ho solo voluto proteggerti da quel cacciatore di dote. Un giorno capirai che ti ho fatto solo un favore. Al tuo orgoglio, non a me. Se non eri capace di amarmi, perché non hai lasciato che qualcun altro mi volesse bene? Morris Townsend non ti amava. Sì, adesso lo so. E grazie a te. Meglio saperlo prima che dopo. E perché? Sono pure vissuta bene tutti questi anni con te, senza sapere che non mi amavi. Finalmente ti si è sciolta la lingua, Ellen. Ma solo per dirmi delle cose terribili. Un giorno troverai un uomo buono e onesto che ti renderà felice. Tu hai molte qualità. Molte. E migliaia di dollari all'anno. Così avrai più scelta, non credi? Se deciderò di comprarmi un uomo, comprerò il mio Morris. Se oserai farlo, ti toglierò l'eredità. Mi pare perfetto, giusto? Detta! Detta il testamento nuovo e io scriverò quello che desideri. E poi lo porterò dal notaio. Posso diseredare la mia unica figlia. Non posso e non voglio. Tu vuoi solamente vedermi seduta qui, davanti al mio telaio, in questa casa sontuosa e ricca, invidiata da tutti, ricca, ma senza amore. Questa è la vita che tu mi hai preparato, papà. Ma posso mandare a monte i tuoi piani. Posso prendere il tuo denaro e lanciarmi alla ricerca di Morris, consegnarglielo e farglielo sperperare. Devi cambiare il tuo testamento oggi stesso. No. Non lo farò. Che cosa farai tu? Hai ragione, papà.
Non lo saprai mai. No, mai. Poverino, in questi due anni in cui è stato lontano da te. Non mi dire. Hai visto? Era come pensavo. Non ha voluto che per colpa sua tu perdessi l'eredità di tuo padre. È così, hai visto? E adesso che papà è morto, avrà saputo che alla fine non aveva cambiato il suo testamento e che io ho ereditato tutto. Sì, ma per favore, ricevilo, Ellen. Sta aspettando nell'ingresso. E va bene. Dì al signor Townsend che lo ricevo. Per favore, portami giù quel cofanetto d'argento che è sul mio cuscino. Ma certo! Sì, subito, mia cara. Accomodatevi, signor Townsend. Ellen ti aspetta. Grazie. E di là. Era più di mezz'ora che stavo in piedi davanti alle tue finestre. Sapevo che eri in casa. Ti dispiace che sia venuto qui? No. Posso sedermi un momento? Credo di no. Tua zia Lavinia ti ha riferito il mio messaggio? Sì. Ma non l'ho capito. Le ho detto che non ho mai smesso un istante di pensare a te. Possiamo tornare ad essere amici? Non mi pare che siamo mai stati nemici, Morris. Perché sei venuto qui? Perché da quella famosa notte il più grande desiderio della mia vita è stato di riconciliarmi con te. Dici davvero? Sì. Ho agito in quel modo perché non volevo essere un ostacolo che si frapponesse fra te e tuo padre e ti spogliasse di ciò che ti apparteneva. Papà non mi avrebbe mai diseredata. La sua minaccia era solo per metterti alla prova. Ma io non potevo esserne certo quella notte, non credi? Sì, questo è vero. Non potevi esserne certo. Spero che adesso tu abbia capito le mie vere intenzioni. Ho passato gli ultimi due anni a pensare a questo. Alle tue vere intenzioni. E le ho comprese bene. Penso che non ci sia nient'altro da dire su questa vicenda, Morris. È stato un piacere. Non mi mandare via così. Sono tornato dalla California per vederti, per spiegarti. Non ti sembra un po' tardi per le spiegazioni? No, Ellen. Mia Ellen. Sarei tornato molto prima, ma ho dovuto chiedere dei soldi in prestito per il viaggio. Sì. Sì. Il ritorno è stato una vera odissea. Da New Orleans a Charlestown ho lavorato come marinaio. Incredibile. E adesso sono qui. E mi devi dare la possibilità di riabilitarmi ai tuoi occhi. Te ne supplico. Ascoltami. Dopo che mi hai ascoltato, potrai anche mandarmi via. Che mi vuoi dire? Molte cose. Molte cose, Ellen. Non è meglio sedersi un po'? Poco fa avevo chiaro quello che volevo dirti, ma vedendoti mi si è cancellato tutto dalla mente.
come sei cambiata, Ellen. E come sei bella. Adesso hai una tale eleganza, una tale serenità. La mia vita scorre tranquilla. Forse è per questo. Sì, è naturale che sia tranquilla. Perché tu hai tutto. Denaro, posizione sociale. Sei una donna davvero fortunata. Io invece, come in passato, ho assai poco da offrirti. E cosa mi puoi offrire, Morris? Il mio amore. Il mio amore più appassionato e sincero. Ah, mio caro. A volte può essere moltissimo. Ellen. Ascolta, se sono sparito quella notte è stato solo perché ti amavo. E non intendevo causarti un danno irreparabile. È per dirmi questo che sei ritornato? Sì, lo so, le apparenze mi condannano, è vero. Il mio comportamento ti sarà sembrato abominevole, però... però non lo è stato. Dovevo essere forte per tutti e due. Non ho voluto approfittare del... dei tuoi sentimenti verso di me. Immagino. Fa uno sforzo per capirmi. Non pensare solo all'apparenza, ma anche alla sostanza. Lo farai. Ci proverò se vuoi. Niente mi renderebbe più felice del tuo perdono per il dolore che ti ho inflitto. Ti ho già perdonato, Morris. Ma allora non perdiamo altro tempo, amore mio. Sposiamoci subito, come erano i nostri progetti allora. È questo quello che vuoi? Sì. Sì. Mi renderai l'uomo più felice che ci sia su questa terra. E io sarò per te un marito esemplare, te lo giuro. Quando desideri che ci sposiamo? Accetti veramente, Ellen? Come resistere a una proposta come questa? Quando? Ti andrebbe bene il mese prossimo? Come hai detto? Se ti andrebbe bene il mese prossimo, cara. Ho l'impressione che tu non sia più così impetuoso come una volta. Se tu accettassi, sarei pronto a sposarti questa notte stessa. Esattamente come avevamo progettato 2 anni fa. Che dici, lo facciamo? Sì. Ho pensato tante volte a quella piccola locanda lungo il fiume. Passeremo lì la nostra prima notte. Avremo finalmente la nostra luna di miele, anche se in ritardo. Va a preparare i bagagli. E i tuoi dove sono? Sono in casa di mia sorella. Passeremo a prenderli mentre andiamo alla parrocchia del reverendo a sposarci. No. No. È meglio che tu adesso vada a prendere le tue valigie e poi torni da me. Ci metterò il meno possibile. Aspetta. Ellen, non trovo il cofanetto. Vado a prenderlo io. Ti ricordi la bottoniera che ti ho comprato a Parigi? Sì. L'ho tenuta in serbo per te e adesso te la do. Allora, com'è andata? Ellen è meravigliosa. Mi ha perdonato, vi rendete conto? Oh, che bella notizia! Ci sposeremo immediatamente, questa notte. Oh, davvero? Sono infinitamente grato per il vostro aiuto in questa vicenda. Vedete, io non mi sono mai arresa. Voglio molto bene a mia nipote e so con certezza che lei vi adora. Sarete buono con lei, non è vero? Oh, signor Townsend, l'amate davvero? L'adoro, signora. Ecco, questo è il mio regalo di nozze. Io non so che dire, è magnifico. Guardate, guardate, signora Pennyman. Guardate come risplendono i rubini e i brillanti. Li avevo già visti, signor Townsend. Amore mio, li conserverò tutta la vita. Non ora. Tornerò fra pochi minuti con i bagagli. A presto, amore mio. A presto, caro. A presto. Non te ne pentirai, vero? Questa volta no, ne sono certa.
questa la conclusione. Ho sempre avuto tanta fede nell'amore e voglio continuare ad essere una romantica. Ma tu, Ellen, sei ancora più romantica di me. Sì, è vero. Scusa, cara, che stai facendo? Ha detto che sarebbe tornato subito e sua sorella sta qui dietro. Ah, che fortuna che hai comprato tutti quei bei vestiti a Parigi. Adesso te li potrai... Ma che stai facendo? Non dovresti preparare le valigie. Mancano solo pochi punti. E poi non ricamerò più per tutta la vita. Sì, sì, ma lo finirai dopo. Dai, vieni di sopra con me. Ci sono tante cose da... Devi scegliere cosa portare. No. È tornato con le stesse menzogne. Con le stesse frasi ricercate e fasulle che adoperava allora. E mi crede ancora così stupida da non rendermene conto. No, no, no. Non devi parlare così di lui. Adesso è sincero. Non lo è mai stato. E la sua avidità è aumentata con gli anni. Prima voleva solamente il mio denaro. Adesso invece vuole avere anche me. I suoi calcoli sono stati sbagliati anche questa volta. E ora io farò in modo che non ce ne sia una terza. Ci hai pensato bene? Sì. Oh, povero signor Townsend. Ma come puoi essere così crudele? In questo campo ho avuto i migliori maestri. Buonanotte, zia. Ellen, perché non... Buonanotte, zia. Bisogno di qualcosa, signorina? Sì, metti il catenaccio alla porta. Ma anche se stanno suonando. Sì, e puoi andare a dormire. Buonanotte, signorina.